Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Approvato con 25 voti favorevoli e 2 non votanti, l'opposizione non ha partecipato al voto, il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. Un testo basato su disposizioni indifferibili e urgenti che completa la finanziaria 2014. Il bilancio pareggia 15,2 miliardi di euro in termini di competenza e 18,2 in termini di cassa. Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale. Grato alla Giunta, ma anche alla maggioranza delle opposizioni che hanno saputo trovare una mediazione e un punto di equilibrio per poter garantire lo strumento finanziario per l'attuazione del programma, ma soprattutto l'azione di governo della Giunta e dare quindi le risposte sia ai cittadini che alle imprese in un momento difficile. Il vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Comba ha aperto la conferenza annuale del Comitato regionale per le comunicazioni a Palazzo Lascaris, affermando il ruolo strategico del Comitato nel mondo dei media. Bruno Geraci, presidente Corecom Piemonte. Noi nel 2013 abbiamo fatto risparmiare ai cittadini piemontesi 2 milioni e 130 mila euro in storni, in bollette. In più di 266 mila euro che la regione trasferisce ogni anno al Corecom, noi nel 2013 abbiamo risparmiato 91 mila euro. Il risparmio non ha in nessun modo limitato la nostra azione. Scade il 31 marzo il bando regionale per i contributi alle biblioteche per la digitalizzazione delle testate giornalistiche locali del Piemonte. Il bando è riservato ai centri rete e ai poli bibliotecari. L'iniziativa fa parte del progetto promosso da Giunta e Consiglio regionale con editori locali e Federazione Italiana Piccoli Editori Giornali, che ha già prodotto il portale web Mente Locale, l'informazione per tutti. Pietro Policante, presidente FIPEG. Noi abbiamo dei giornali addirittura che hanno 150 anni, c'è tutto un archivio che è tutto in cartaceo, che rischia primo di andare perduto, secondo di non essere sufficientemente messo a disposizione di studiosi, studenti. Presentato a Palazzo Lascaris, il sorriso della patria, l'esodo giuliano-dalmata nei cinegiornali del tempo, il DVD degli storici Enrico Miletto, Giulia Musso e Riccardo Marchis, che verrà distribuito gratuitamente alle scuole superiori piemontesi in occasione del giorno del ricordo. Al DVD è legato un CD che raccoglie una vasta documentazione per approfondimenti sull'argomento. Appuntamenti. Il mondo contadino di ieri e di oggi tra spiritualità religiosa ed etica della terra. Questo è il tema della mostra 1815-2015, 200 anni di civiltà contadina tra saperi e spiritualità, proposta all'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale a Torino in via Arsenale fino al 19 febbraio. La vita di una regione raccontata in bianco e nero. Fino all'11 marzo a Palazzo Lascaris sono esposte un centinaio di fotografie provenienti dall'archivio storico del Consiglio regionale, raccolte nella mostra Memoria in bianco e nero, il Piemonte com'era quando nacque la regione. È tutto dal Consiglio regionale, ci risentiamo la prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.